Architektur des Star-Architekten Mario Botta, das fast neue Markt von Rovereto, ist die passende Hülle für eine Ausstellung, die auf die Eigenart des italienischen Designs blickt, The Italian Way eben. Den Blick zurück wagt man hier auf 100 Jahre italienisches Design, zunächst vom Jugendstil bis hin zur revolutionären Avantgarde der Futuristen. I futuristi hanno fatto scoppiare l'arte in tutti i campi delle possibilità visive, delle azioni della vita. Sono scesi con una grande umiltà, in un certo modo, nel campo della realtà. E soprattutto non hanno avuto vergogna di fare dei vestiti, dei mobili, degli oggetti molto misteriosi e molto divertenti. Tintarella di luna. Dann der Aufschwung nach dem Zweiten Weltkrieg. Aus dem Einzelstück wird Massenproduktion. Unternehmer investieren in das Talent junger Designer. Made in Italy wird zum eigenen Stil und setzt weltweit unverwechselbare Trends. Alltagsgegenstände werden zu Designobjekten. Questo modo era da bricoleur e non da ingegnere. La capacità è quella di mettere insieme dei pezzi, di adattarsi, di intuire al momento giusto qual è la formula giusta per cogliere una trasformazione e non di fare quell'operazione che chiameremmo da ingegneri, che tendenzialmente è quella di rimontare da capo un sistema costruendone ogni singolo pezzo. Tintarella di luna. Wie aber war das Verhältnis zwischen Design und Kunst? Haben Bilder von Lucio Fontana, Designer wie Castiglioni oder Vittorio Gregotti beeinflusst? Hatte zum Beispiel das Besteck von Gino Ponti Einfluss auf das Werk von Giuseppe Capograssi? Che si incontrano in continuazione proprio nelle difficoltà che avevano di conquistare spazi. E la cosa bella allora è capire che questa difficoltà, che in fondo è stata sempre anche un po' una colpa del sistema, diciamo, sistema Italia, poi però ha dato modo di formarsi delle azioni, delle capacità che si sono coordinate e coagulate in qualcosa che alla fine qualcuno più all'estero prima magari che in Italia ha riconosciuto come forti, originali e brillanti. Die Ausstellung stellt dem Design bildende Kunst gegenüber. Burri, Rotella, Cunellis, Pistoletto. Ihre Kunstwerke stehen im Dialog mit Designobjekten ihrer Epoche. Ein Versuch, der nicht immer hundertprozentig gelingt, aber es ist eine Reise in die italienische Kunst- und Designgeschichte des 20. Jahrhunderts und das unter einem ganz eigenen Licht.